tutti gente e benvenuti su Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e bentornati su Crossout. Allora ragazzi, Halloween si avvicina, l'atmosfera di macabro è nell'aria, sia di giorno che di notte, che di pomeriggio, che a qualsiasi ora ci perseguita. Ed eccoci qui con Crossout, perché anche qui ragazzi c'è l'evento di Halloween, Witch Hunter, che termina tra 20 giorni. In cosa consiste questo evento? Oggi questo video è dedicato non solo a questa creazione che vedete qui, che ancora devo migliorare, ma più che altro a un'altra creazione, a spiegarvi un po' come funziona questo evento, che fanno una volta l'anno e sarà sempre uguale. Ovvero, nel ottenere non solo gli scarti di ferro e rame, materiali tipici che io di norma vendo per arrivare a 92.92 coin come ho fatto finora, ma per ottenere questi qui, Hazardous Sweets, questi punti a forma di zucca dorata, che serviranno per creare questa fantastica cassa che praticamente io prenderei a calci fino a scassarla, perché non mi piace come l'hanno fatta, che ci darà accesso ragazzi a una verniciatura versione lavica come quella che ho io, però solo invece di essere versione lavica arancione, versione lavica verde, come se fosse lava infernale o del veleno, una cosa del genere. Un altro tipo di verniciatura del tutto ridicola, un'altra ancora del tutto ridicola, una strana cosa che sembra un ammasso di marmitte messe a cazzo, una trombetta, una testa di clown col molla, dei palloncini, una zucca lanterna, una verniciatura che non ho ancora capito in cosa consiste come aspetto, una paperella trasformata in strega con la scopa e altoparlanti. Solamente sono oggetti ragazzi estetici come le vernici, il resto serve più che per l'estetica, per aumentare il livello di reputazione. Quelli blu che sono rari ne danno il 2%, quelli viola ne danno il 3%, quelli leggendari che sono quelli arancioni ne danno il 4%. Io ci sto provando così per la curiosità, ho ancora anche un paio di missioni. In più vi apparirà anche a voi una missione di vincere, di completare 10 partite di qualsiasi tipo per ottenere questo ritratto. Questo qui ragazzi, che è un ritratto unico di Halloween. Detto questo, vi faccio vedere la creazione che oggi andremo a testare, lo Scorpion MK6. Allora, veicolo leggero ragazzi, molto molto leggero, ben corazzato, con un motore del cazzo praticamente, perché ci sarebbe di meglio, questo è tipo un vuoto molto basilare che non aumenta la velocità del nostro veicolo ma permette al nostro veicolo di avere abbastanza trazione da trasportare più peso. Due mitragliatori e finalmente ragazzi il cannone automatico che vi dicevo. Ora lo testeremo. Come vedete ha quattro ruote sterzanti per avere una massima, come dire, virata. Eccoci qui, metto frontalmente in modo da colpire con tutto. Fa un male della Madonna ragazzi, come vedete già sta scassando tutto, perché questo cannone automatico è qualcosa di molto molto potente, anche se può essere validamente sostituito ragazzi dai cannoni automatici più piccoli, che sono l'equivalente dei mitragliatori. E ve ne equipaggiate due, fate tipo il quadruplo del danno di quello che ne fa uno solo. Infatti questo veicolo è ancora in beta test, però mi era stato detto di farvelo vedere. Poi c'è il Leviathan ragazzi. Alcuni di voi mi hanno chiesto: ma che cosa cazzo è il Leviathan? Beh, è una cosa molto semplice, vi faccio vedere. Voi lo create ragazzi come un veicolo, non lo potete controllare, lo mandate in battaglia. Ci sono delle partite che vi faccio vedere subito. Tornando qui, Battle in Raid, che sono Invasion, dove bisogna distruggere questi Leviathan. Se il vostro Leviathan vince, voi ottenete degli scarti di rame, scarti di ferro e altro. Io in questo caso lo testo, perché è l'unico modo per poterlo proprio pilotare noi e testarlo, ma sparerà in automatico, non posso controllare io a cosa o a chi sparare. Ecco che infatti già inizia e fa un danno della Madonna, può sparare sia a destra che a sinistra, che frontalmente che posteriormente, e come vedete fa un male della Madonna. Armato di tre cannoni automatici, due piccoli e uno grande, tre mitragliatori per lato, anzi quattro, due fucili a pompa posteriori e due anteriori. È una specie di piccolo carro armato ultra cazzuto, come vedete. Io lo mando in battaglia e lo lascio così. Allora, proviamo questo Scorpion.
missioni, ecco. Poi durante l'evento, ragazzi, in base alle missioni, se le vincete o perdete, più che altro se vincete ottenete tipo uno di questi coin a forma di zucca, ne ottenete uno solo. È un po' una fregatura, ma se non ho capito male ci dovrebbero essere, visto che io già ne ho 100, una delle missioni giornaliere dove vi dicono di completarle per ricevere 100, in automatico 100 di questi coin qui. Proviamo intanto questa partita, se parte, e vediamo un po' come se la cava questo Scorpion. Alcuni di voi ragazzi mi hanno chiesto pure a che punto era arrivato effettivamente, visto che da un po' che mancava poco a finire Mad Max. A breve ragazzi caricherò i video, perché purtroppo per questioni di problemi dovuti al computer ne posso caricare momentaneamente uno al giorno. A breve incomincerò a pieno ritmo come era agli inizi a caricarne due al giorno, ragazzi, senza problemi, per darvi un buon contenuto da guardare. Oh, quello ha la mia stessa verniciatura. E io ti sparo, tanto non ti faccio niente. Ok, vediamo. Già lì inizia ad esserci gente ostile. Mannaggia. Sulla distanza sono più bravo io, sono più preciso con questo cannone automatico. I cannoni automatici, ragazzi, sulle lunghe distanze sono fenomenali, ve lo posso garantire. Sono forse l'arma più precisa del gioco, purché non spariate in maniera ripetuta, perché più sparate e il rinculo dell'arma farà sbagliare i prossimi colpi. Qui ci sono due miei amici che hanno distrutto l'idiota a cui stavo sparando io, ok. Gli scrivo di difendere. Defense. Defense run. Correte a difendere, che ci stanno conquistando. Io conquisto la loro base qui. Spero di vincere un po' di questi coin a forma di zucchina. Ma mi sa che la perdiamo, perché siamo in tre rimasti. Siamo tutte e tre qui. Porca miseria. Vabbè, ci troviamo con un team che non ha creato delle costruzioni molto resistenti. Ok, inizia la seconda partita tra 20 secondi. Io ho pure questa missione qui che mi darà 200 rottami appena arrivo a vincere alcune partite. E ho pure una missione di distruggere 20 giocatori utilizzando i mitragliatori, o almeno equipaggiandoli nel veicolo, per ottenere un tot di rottami di ferro in più, che poi venderò ovviamente. Ok, vediamo. Che cosa hai costruito tu? Un veicolo senza ruote? Una casa? Ok, ma vorrei capire. Quel giocatore lì ha costruito una casa, non ha costruito un veicolo. Infatti ora è piantato lì, non si può muovere, non ha neanche armi. Contento lui. Siamo con uno in meno. Ecco, io non ho una buona mira sulla distanza, perché sono io che faccio cagare. Però in compenso, ragazzi, quando colpisce questo cannone automatico sono danni ben mirati. Se si riuscisse a prendere la mira su nemici che si muovono troppo svelti. Amico, non è che se facendo zig e zag riesci a evitarli tutti i colpi, infatti. Però stai rompendo un po'. Oh mio Dio, tutti qua sono. No, 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 via. Gambe. Porca puttana, c'ho un solo mitragliatore. Ok, non ci sono più. Come vedete ragazzi, non è un veicolo molto resistente, però è molto veloce e con un'arma molto precisa sulla distanza. Sono solo io che faccio cagare. Tu te ne stai fermo FK così, il gioco ti squalifica. Tu hai costruito una casa. Perché hai costruito una casa, amico? Perché? Che cosa fa? Ah, almeno hai i droni, però vorrei capire. Non sei ben difeso, amico. Cioè, ti sta disintegrando così.
Perché? Boh, alcune creazioni, ragazzi, mi lasciano senza parole proprio, non le comprendo. Vabbè, lui ha distrutto lì. Ok, ed è persa anche questa. Vabbè, pazienza. Dovrò creare delle cose un po' migliori quanto prima, ragazzi. Questo infatti è un veicolo sperimentale, tanto per provare un veicolo molto veloce e preciso sulle lunghe distanze. Ma mi sa tanto che questo cannone automatico, avendo io quelli più piccoli, lo venderò e racimolerò un bel po' di coin in cerca di armi o cabine potenti, dico, per riuscire a fare qualcosa di meglio, per così dire. Ok, vediamo questa prossima partita come va. Ok. Allora, là sotto ci sarà sicuramente gente. Io, come potete vedere, ho solo 878 punti vita. Infatti è un veicolo che si disintegra. Piano! Piano! Mi hai tagliato la strada, ti tolgono la patente, stronzo. Attento a come guidi. Ci sono già gente arrivata fin qui. Di qua c'è qualcuno, sembrerebbe proprio di no. Vorrei provare ad andare a conquistare la base nemica. Sempre tra il mio tipico colpo di tosse e un altro. Non mi hanno visto, non mi hanno visto. Perfetto, ok. Sono passato del tutto inosservato. Fantastico, così posso arrivare a conquistargli la base. Oh, cazzo. Tu, via, te ne stai andando, vero? Vabbè, mi hai distrutto, si è capito, eh? Completamente. Vabbè, è stato un inutile azzardo provarci. Questo c'ha i minigun epici, che sono praticamente... fanno meno danno, però in quantità e con la rapidità d'attacco che hanno ti devastano. Infatti mi ha devastato completamente, mi ha dipanato da parte a parte. Tu hai due mitragliatori rari che io vorrei. Tu c'hai il mega cannone al plasma, porca miseria. Prendi la mira e spara. Oh, questo che vedete, ragazzi, è uno dei cannoni più precisi del gioco. Un po' come il cannone automatico, però spara delle palle di plasma fuso che nelle lunghe distanze vanno sempre dritto e non vanno a scendere come i proiettili dei normali cannoni. Cavolo, amico, ti hanno distrutto, ti hanno disintegrato anche a te. Un'altra partita persa. Vabbè, dai, proviamo l'ultima con questo veicolo sperimentale. Vabbè, intanto sto ottenendo un po' di scarti di metallo che venderò. Infatti ho l'ultima da fare per riceverne 200. Facciamo quest'ultima partita e vediamo come va. Dopodiché mi sa che disintegrerò completamente e cancellerò questa creazione per ricrearla da capo in maniera migliorata, del tutto migliorata. Vediamo un pochino con chi capitiamo e in che livello. C'è un livello che vi volevo far vedere, ragazzi, però purtroppo capita a caso, dove ci troviamo nell'evento di Halloween e siamo praticamente nell'officina dove io testo i veicoli, completamente di notte, completamente devastata, distrutta, piena di zucche luminose in giro e spaventapasseri, giusto per l'evento di Halloween, che ci sta bene. Però è un livello molto casuale, cioè molto difficile che capita, perché avendo aggiunto solo quel livello di nuovo, che poi verrà attivato solo durante l'evento di Halloween come al momento, sarà molto difficile che capiti proprio quel livello. Forse al prossimo episodio di Crossout riuscirò a farvelo vedere. Intanto per ora vediamo, già stanno conquistando la base neutrale. Sono in due qui. Io sono da solo, i miei amici di squadra se la menano in lontananza, porca miseria a voi. Si è piantato là sotto, dietro le cose, ben difeso. Mi ci pianto anch'io. Ok, amico, tu sei messo un tantino male.
Io ti continuo a sparare, sono sicuro che prima o poi ti distruggo. Ok, ti ho distrutto. Se io faccio il furbetto da qui... Ok, arrivo a colpire lo stronzo là sotto. E lui non arriva a colpire me. Fantastico. Però tu non ti puoi mettere nascosto in quel modo, amico. Cioè, lo sto già facendo io. Ecco, gli sono arrivati i miei amici proprio là sopra. Se spuntasse quello col cannone da lì, gli potrei anche sparare. Ma mi sa difficile. No, sei rispuntato tu. Ok, io c'ho solo tre ruote sterzanti rimaste. Me ne manca una. Ecco, cazzarola, mi stanno distruggendo. Sì, mi mandano pure i droni esplosivi. Vaffanculo. Porca puttana. Vabbè. Mi hanno distrutto, però ho fatto qualche kill assist, vabbè. Ed è perduta anche questa, pazienza. Vabbè ragazzi, penso che per oggi da Crossout e soprattutto da Valfair Games, finalmente ho ottenuto questi caspita di rottami, è tutto. Spero che il mio video vi sia piaciuto ragazzi, che l'abbiate trovato interessante. Se vi è piaciuto e volete aiutare il canale a crescere ragazzi, condividete i miei video su Facebook, Twitter o qualsiasi altro social network voi utilizzate, sentitevi liberi, non siete costretti, però farlo aiuterebbe a far conoscere il canale. Detto questo ragazzi, da Valfair Games è tutto, alla prossima.